Per i tuoi crediti FIFA 17, scegli i migliori, scegli i più veloci, scegli IG Vault. Link e codice sconto qui sotto in descrizione. Ok, prima di giocare con il Torino facciamo una cosa tutti insieme e badate che è veramente clamoroso quello che stiamo per realizzare, perché per la prima volta mi accingo a giocare a modalità leggenda e voglio anche abbassare di un minuto il gioco complessivo per rendere il tutto più difficile, perché in tanti mi hanno detto che sta diventando troppo facile. Sono parzialmente d'accordo e quindi proviamo immediatamente ad aumentare a modalità leggenda. Ho sempre giocato a campione per tutti quelli che mi chiedono, continuano a chiedermi nei commenti qual è la difficoltà, ma in realtà è abbastanza facile perché basta guardare in alto nella schermata quando si va a giocare la partita e c'è scritta la difficoltà, come potete vedere. I ragazzi ci sono, i ragazzi sono pronti, i ragazzi sono carichi per andare a giocare contro il Toro di Gaz. Quindi salutiamo Fabione, ciao, passate nei canali di Braides qui sotto in descrizione. Sono un pochino agitato e preoccupato di capire, di vedere che cosa ne potrà venire fuori con meno tempo a disposizione e con la difficoltà più alta. Però mi piacciono le sfide, mi piace provare a giocarmela, ma soprattutto mi piace realizzare i desideri delle persone che seguono così assiduamente questa carriera, iniziata per gioco e che sta diventando veramente un must su YouTube Italia. Il Napoli ci ha superato, ma ha giocato una partita in più. E noi non vogliamo assolutamente perdere la scia. Noi vogliamo diventare campioni d'Italia. E giuro che se vinciamo lo scudetto con lo Sassuolo, prendo lo scudetto e lo cucio qui sulla maglia. Belotti, dentro la Berardi, attenzione, ancora Mimmo che vuole liberare il tiro. Va dentro la Belotti con il tacco, ma che cosa abbiamo fatto? A modalità leggenda, col gallo Belotti che è in sacca. Va a esultare, ma giustamente. Ma cosa abbiamo fatto? Pazzesca giocata! Berardi Belotti, il 9 e il 10, il 10 e il 9, e poi Belotti lì non sbaglia, il gol dell'ex, esulta e alza la cresta, sempre il gallo, a qualsiasi modalità, il gallo Belotti, è fortissimo, è infermabile. Don Sa, dentro, da Berardi, Berardi, chiama l'1-2, a Marco Piazza, ancora Piazza, sempre Piazza, che la porta lì, Piazza mantiene il possesso, c'è Belotti, il tiro, lo stop di Belotti. Magari al contrario, perché se tira e poi stoppa è bravo lui. De Sciglio con le mani a cercare Berardi. Berardi si appoggia. Don Sa. Diawara. Diawara. Il tiro da fuori. Diawara. Padelli. Pellegrini. Dentro da Berardi. Ancora. Mimmo. Tra le linee. Va da Piazza. Che questo è il suo ruolo. È Piazza che deve andare tra le linee. Allora Piazza li vuole saltare tutti. Sempre Piazza. Che porta palla. E poi serve a Don Sa. Lo stop. E il tiro di Don Sa. Ancora una volta Padelli. C'è ancora Belotti in possesso della palla. Belotti che lotta contro tutti. Contro i suoi ex compagni. Belotti va a servire Marco Piazza. Piazza ancora una volta avrà Don Sa. Come prima, non sa il tiro. E ancora una volta c'è Padelli che la para. Attenzione perché Diawara recupera il pallone e poi la mette in mezzo, dove c'è ancora non sa che non riesce a tirare. Piazza tra le linee, serve Berardi. Adesso possiamo andare. Belotti si è buttato dentro Diawara. E allora Belotti vuole servirlo, vuole far andare Diawara, che con le sue leve incredibili può tenere il possesso della palla. Attenzione perché Diawara col suo fisico non vuole mollare neanche un centimetro. Marco Piazza va da Don Sa, si appoggia a Pellegrini e adesso possiamo aprire. Ancora Don Sa che si propone, sempre Don Sa che si vuole girare, ancora Don Sa. Non la perdiamo ragazzi, è quasi finito il primo tempo, ma dobbiamo concretizzare quest'ultima azione. Belotti fermato, per attenzione perché la palla è lì, Belotti la riprende, mamma mia, non riusciamo più a finirla e adesso probabilmente fischierà. Ok, Luca respira dentro per Berardi, che pallone dietro la difesa. Berardi che vuole andare, ancora Berardi. Berardi arrivato sul fondo e adesso deve aspettare. Berardi la mette per Belotti. Aia, 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 aia. Per fortuna che è uscita, ma è il 59esimo e possiamo fare dei cambi, perché ci servono dei cambi. Sturaro ora come ora è oracolato, che intanto è 80 di overall. Attenzione, Stefano Sturaro, ancora Sturaro. Mamma mia che bestia Sturaro. Deve prendere il fallo, devono fargli il fallo per fermarlo. Stefano Sturaro, il nuovo trattore. Abbiamo carro armato Don Sa e poi abbiamo trattore Sturaro. Ci manca solamente Ruspa Salvini e ce l'abbiamo tutti. Attenzione perché Diawara dal limite dell'area può inventare qualcosa. Dentro per Belotti, lo stop, il tiro. Attenzione, forse c'era fallo e poi ancora con il tacco. Martinez vuole andare sul fondo, attenzione perché trova l'imbucata giusta. Il gol del Toro. Il gol del Toro.
Non ci credo di testa nell'unico probabilmente errore che abbiamo fatto fino adesso, in uno dei pochi tiri che ha fatto il Toro in tutta la gara. Marco Benassi, che tra l'altro mi piacerebbe provare a comprare essendo italiano, essendo un giocatore giovane di talento, però per adesso firma il gol del pari che potrebbe condannarci, dato che comunque il Napoli ci ha superato, ha già giocato, e allora dobbiamo assolutamente recuperare la gara. Attenzione, Mimmo Berardi, ancora, dentro, per Sturaro, lo stoppa il tiro di Sturaro! Servono dei cambi, piazza praticamente invisibile fino adesso, dentro un Bayern Young, mettiamo Berardi, anzi mettiamo Robben dietro le due punte, Niang e Belotti. Attenzione Molinaro, praticamente una fotocopia dell'azione che ha portato il gol al Torino, il gol del pareggio, ma possiamo ripartire con Mattia De Sciglio che si va tutta la fascia e poi ancora una volta devono far fallo i nostri giocatori per fermarli, ma poi Donsà con un tacco scellerato va a ripartire il Torino. Martinez ancora sulla sinistra, la mettono ancora in mezzo Donnarumma, ma è l'ottantottesimo, Donnarumma non puoi perdere tempo a fare queste cose per i fotografi, noi dobbiamo ripartire e lo facciamo. Rugani, Diawara dentro per Robben, ancora tra le linee dove c'è Mbaye Niang che può partire, è il più fresco di tutti, è l'uomo della provvidenza, ancora Niang si vuole girare, porta palla, sempre Niang, vuole andare da Robben ma c'è Pogba che copre benissimo, può ripartire il Toro con Acqua. È il novantesimo ragazzi, probabilmente questa partita non riusciremo a vincerla, la prima leggenda che il Torino ci ha pareggiato con un colpo di testa incredibile, adesso va dalla bandierina Martinez il tiro, fuori per fortuna all'ultimo secondo. Finisce qui 1-1, ma il Napoli c'è davanti. Hai ragione Kishna, hai ragione, ma ormai sono arrivati talmente tanti giocatori che faccio fatica a trovarti una collocazione. Probabilmente nel mercato invernale verrai ceduto. Il Napoli è avanti di un punto, la Juve è dietro di un punto, ma una partita in più. Non possiamo più permetterci di sbagliare, non possiamo più permetterci errori. Ancora una volta i titolari. E la leggenda, la difficoltà leggenda, è più difficile di quanto pensassi. Dopotutto sono queste partite che fanno sì che gli scudetti possono essere cuciti effettivamente sulle maglie, perché è con le piccole che si vinca gli scudetti, non nei big match, anche nei big match, ma la continuità contro le piccole squadre, i tre punti, anche quando non te li meriti, sono quelli che alla fine ti fanno mettere il tricolore sul petto. Donsà vuole andare avanti, carro armato vero, ancora Donsà che porta la palla, se ne frega di tutto e di tutti, però ragazzi non è possibile che tutte le volte che vado via mi debbano fare così, mi debbano fare il fallo. E allora andiamo con Diawara, ancora Diawara in area, si appoggia Belotti, lo stop e il tiro del gallo, sempre muratissimo Belotti, sempre calcio di punizione dal limite. C'è Berardi, io ragazzi avrei veramente voglia di tirare in porta, ma non so battere le punizioni, non ne ho idea di come si faccia. Allora devo fare così, c'è il gol del gallo, sempre gol del gallo, le sblocca sempre lui e chiama i compagni, venite a esultare con me perché la passate a me, io tiro e io faccio gol e alzo la cresta. Ancora una volta il passaggio di Berardi e il gol di Belotti, una costante fissa di questo Sassuolo, bellissimo. Berardi la mette lì, il gallo, mamma mia, tunnel, e quando la palla passa sotto le gambe del difensore il portiere può solamente raccoglierla, soprattutto se tira il gallo Belotti. E ancora una volta Berardi, serve suo fratello Belotti, Belotti la stoppa, se la porta avanti, ancora Belotti vuole rientrare verso il centro dell'area, Donsà si appoggia, piazza da casa sua, piazza fuori. Juanito mette la palla in mezzo e noi la mettiamo fuori da zero, perché ma cazzo è possibile? Come diavolo è possibile? Tutte le volte che ci tirano ci fanno gol la difficoltà leggenda, ragazzi. Non è concepibile questa cosa. Tira! Tira che tanto fai gol! Sembra di vedere i bambini a carnevale. Tira! Tira! Gol! Quanto pare siamo incapaci di mantenere un vantaggio. Belotti, la palla messa dentro. E poi ancora a cercare il gallo, che probabilmente non riesce a tenere, invece il gallo la tiene. Assolutamente. Mattiello dentro da Berardi. E ancora una volta il gallo. Il gallo va da Mattiello. Mattiello vuole andare a cercare Piazza, che riesce a girarsi anzi era Pellegrini. Petersen dentro la palla, Rugani la intercetta e fa ripartire l'azione, dove c'è Donsà che può spingere, si appoggia, attenzione, eccolo qui, Pellegrini vuole andare largo, dal gallo Belotti, ancora Belotti, vuole andare per vie centrali a cercare Piazza, Piazza dentro per Belotti, sulla corsa Belotti in area e sappiamo che qui è micidiale il tiro, Belotti ancora il gallo Belotti, è sempre il gallo Belotti, il terzo gol in questo video, non ci posso credere, il gallo Belotti va dalla bandierina, gli tira un pugno ed esulta. Ti voglio bene gallo, ti voglio bene gallo, ma che bene che ti voglio, ma che bene che ti voglio. Eccolo qui in area, Belotti rientra,
la passa per Pellegrini, paratona del portiere e poi si fa trovare pronto sul tapin. È la doppietta di quell'uomo che fa così quando fa gol. E scende il Hellas Verona con Romulo che porta palla, ancora Romulo in scivolata, riesce a servire comunque il suo compagno. Attenzione perché la palla è lì, il tiro! Io non ci voglio credere. Io non posso crederci. Che cazzo è? Vabbè, ma rega, a leggenda mi tirano in porta e fanno gol sempre. Cioè, non posso farci niente. Sono dei cecchini. Abbiamo già preso due gol in questa partita, più uno nella prima. Di solito non prendevamo mai gol. Devo proprio abituarmici. Ancora, Piazza, dentro, Diawara. E si è lanciato. Piazza vuol tirare lui. C'è il Gallo Belotti che vuole andare di sfondamento. Ancora lui, il Gallo Belotti, dentro per Berardi, che con la punta devi toccarla. Fuori Berardi, dentro Kishna che vuole giocare. Kishna trequartista. Fuori Piazza, dentro Robben a fare la punta, ovviamente. Dentro Stefano Nesturaro. Anche questa, ragazzi, sembra destinata al pari. Però abbiamo soprattutto da recriminare. Attenzione perché Kishna è partito tra le linee. Riesce a sgusciare via Kishna. E poi sono cattivissimi, vanno su ogni pallone. Non ai 100, non ai 200, ai 300 all'ora. E riparte Romulo, ancora Romulo. E noi dobbiamo solamente concentrarci di coprire, di recuperare e di ripartire. E sperare soprattutto in un gol al 90esimo che ci farebbe impazzire di gioia. Robben, dentro per Don Sa. Attenzione, ancora Don Sa, sempre Don Sa. Si smarca Robben, cerchiamo di servirlo. Robben, che cos'è quella scoreggia? Mamma mia, Arien, cioè, al 90esimo non è la prima volta che mi sbagli il gol facile per le tue capacità. Per adesso serve un cioccolatino a Kishna. Kishna va da Belotti in qualche modo. Belotti deve aspettare i compagni e trova Don Sa che vuole saltare tutti. Don Sa, ancora Don Sa, è in area. Don Sa lo vuol passare, calcio di rigore. Non lo aveva mischiato. 2-2 il secondo pareggio dell'episodio. Ma la difficoltà leggenda non è per niente facile. Dopotutto era più difficile. E purtroppo il Napoli vince e se ne va. Se ne va sempre di più. La prossima partita sarà con il Cagliari e poi c'è l'Atletico in Champions. Quindi dobbiamo concentrarci assolutamente. La Juve è lì e il Napoli non deve scappare. Però il Napoli credo abbia perso e ha 24-10 partite giocate. Se vinciamo col Cagliari torniamo capolista. Ma ovviamente adesso salutiamo l'ultimo like su Instagram, perché ovviamente non sarà in questo episodio. E quindi l'ultimo like è di Ricky Marchi, che dice: forza Chievo. Ciao Ricky, grazie per aver messo mi piace alla mia ultima foto. We'll be right back.